Inizia finalmente la 29ª edizione di Valdarno Jazz Winter. Iniziamo a Terranova questo fine settimana, sarebbe il 4 di febbraio, sabato. L'inaugurazione del festival partirà alle 17:30 con una guida all'ascolto ottenuta dal critico musicale Alcesta Eroldi. L'argomento che ha preso a cuore il collettivo di Valdarno Jazz quest'anno è la musica di Sting. In modo particolare le campagne legate alla protezione della foresta dell'Amazzonia e alla discriminazione razziale sono state due campagne sostenute in modo molto pressante dal musicista, la rock star inglese, insomma. E poi sappiamo benissimo del suo sconfinare in vari generi e stili, nonché il jazz, insomma. Potremmo citare anche il fatto che ha suonato la Gilly Vines Orchestra molto tempo fa, quindi è un territorio a noi molto vicino. Quindi tutto il Jazz Weekend, che partirà appunto a Terranuova all'Auditorium alle 17:30 la prossima settimana, è incentrato sulla figura di Sting. Come dicevo, ci sarà una guida all'ascolto che inizierà alle 17:30, dopo ci sarà un apericena al quale tutti possono partecipare, è una buona occasione per stare insieme, e la sera, sempre all'Auditorium, ci sarà il concerto del Valdarno Jazz Collective, che quest'anno riunisce musicisti provenienti da varie parti d'Italia, nonché insomma la sezione ritmica dei musicisti del Valdarno. Come sempre, Valdarno Jazz Collective è una produzione di Valdarno Jazz, è un progetto originale che viene presentato in anteprima e che inaugura tutto il festival. Poi di volta in volta, insomma, potrete consultare tutti gli appuntamenti del festival sul nostro sito, sulla pagina Facebook, e trovare tutte le informazioni. Al festival ovviamente partecipano il comune di Terranova, il comune di San Giovanni e il comune di Loro Ciuffenna. Quest'anno abbiamo una sospensione momentanea per quanto riguarda il comune di Montevarchi, ma conteremo, insomma, di tornare anche per gli amici di Montevarchi a presentare i nostri